Radio Radicale, siamo con Gianfranco Rotondi di Verde Popolare per parlare di questa campagna elettorale. Allora, voi sostenete convintamente Giorgia Meloni. Allora, è una brutta campagna elettorale, l'abbiamo già visto ieri con questa polemica tra Letta e la Meloni. Come ha trovato l'attacco di Letta, se lo considera maschilista e soprattutto se questo è l'assaggio della campagna elettorale? Ma se perde linguaggio ed educazione il mio amico Letta, passiamo proprio un brutto periodo, perché noi democristiani, lui viene dalla stessa scuola, non offendiamo mai. Detto questo, le campagne elettorali non sono passeggiate per educande, quindi non si impressiona nessuno, tantomeno la Meloni. Senta, come ha trovato, insomma, tutte le polemiche che hanno toccato il centro-sinistra e Calenda? Lo considera un grosso aiuto al centro-destra? Non lo so, certo il centrosinistra non c'è, io al posto di Letta direi ci sono io e c'è la Meloni. Alla fine il confronto che interessa al paese è chi ci governerà dopo il 25 settembre. Ci sono in campo due candidature e mezza, quella della Meloni, quella di Letta, e una legittima aspirazione di Salvini che dice se prendo un voto in più sarò io. Che il confronto avvenga tra i candidati premier senza perdere tempo con tutte queste tattiche che alla fine non portano bene nemmeno al centro-sinistra. Senta, come ha trovato anche l'attacco di Conte alla Meloni sulla politica estera e sugli Stati Uniti? Allora, Conte è stato autorevole a livello di politica estera da dire quello che può o non deve fare la Meloni? L'Italia è autorevole, poi i politici che si dividono la rendono meno autorevole, quindi penso che la Meloni abbia fatto bene a declinare le sue generalità senza perdere tempo con i suoi contraddittori. Senta, c'è un'altra cosa sgradevole che oggi ho visto sui giornali, che è stata questa cosa di Follini nei confronti di Tabacci e Casini. Allora, No, come... vabbè, è un Non... consiglio nell'ambito di un sinedrio di amici, diciamo. Non credo che volesse mancare di rispetto ai colleghi, l'ho detto a loro, ma valeva anche per me, naturalmente. Io non mi sono offeso. Però è giusto dire chi e non può nutrire la propria passione politica. È giusto che ognuno dica la sua, poi non bisogna offendersi delle obiezioni, anzi rifletterci sopra. Senta, qual è la cosa che teme di più di questa campagna elettorale? La volgarità degli attacchi che abbiamo visto, il fatto che non si affrontino i nodi politici o il fatto che poi alla fine andranno po veramente in pochi a votare? La cosa che temo di più è l'offesa che abbiamo fatto ai cittadini rovinandogli le vacanze. Quindi lei avrebbe tenuto Draghi? Io avrei evitato di votare a settembre disturbando ad agosto. Bene, la ringrazio, grazie a Gianfranco Arrivederci. Rotondi. Grazie.